Unire le forze di quanti si dedicano alla custodia delle collezioni fotografiche per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio fotografico. È questo l'obiettivo dell'iniziativa del MIBACT della Fondazione Camera, che prevede il censimento degli archivi e delle raccolte fotografiche. A Salerno, ieri, si è tenuta la presentazione del progetto per gli operatori della Campania, alla quale hanno partecipato Barbara Bergaglio per Camera e Laura Moro, dirigente del MIBACT, che ha sottolineato. Il censimento che come Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione abbiamo avviato già dallo scorso anno è l'occasione per gli enti pubblici e privati che detengono fotografia di fare emergere le raccolte fotografiche, gli archivi fotografici che posseggono per far crescere la consapevolezza sull'importanza di questo patrimonio culturale straordinario che spesso è dimenticato perché non conosciuto. E quindi attraverso il censimento vogliamo realizzare una mappa nazionale degli enti che conservano archivi e raccolte fotografiche, di dove sono conservati e di che fotografia è conservata. L'incontro è stato ospitato dall'Archivio di Stato e dal MUDIF, il Museo Didattico della Fotografia, che ha annunciato l'acquisizione al suo vasto patrimonio di un nuovo fondo fotografico che documenta le trasformazioni della città a cavallo degli anni 30. Inoltre, Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, ha annunciato l'evento che si terrà il 10 marzo, che presenterà l'archivio fotografico del fotoreporter Francesco Iovane. Il problema fondamentale e grosso è quello dei fondi materiali per poter sistemare i fondi fotografici. A questo proposito, noi abbiamo un evento il 10 marzo che presenterà l'archivio fotografico del fotoreporter Francesco Iovane, una occasione per parlare certamente del materiale che è in archivio, ma soprattutto per poter coinvolgere attraverso le sponsorizzazioni enti privati che possano sostenere il progetto.